Ben ritrovati con un'altra edizione della Rassegna Stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Vitalizi, la Calabria costretta al dietro fronte, ha bloccato il privilegio. Forza Italia ha detto contro di noi un cartello di sciacalli, nessun peccato. I consiglieri regionali della Calabria sono tutti d'accordo, hanno sbagliato ad approvare la legge che ripristinava il vitalizio. Il caso è stato sollevato da Sono le 20 e da ilfattoquotidiano.it che li ha costretti a fare marcia indietro. E ieri un consiglio straordinario ha abrogato il privilegio reintrodotto all'unanimità solo 5 giorni prima. A24, lo sblocca cantieri fa felice solo il commissario. Con l'articolo 206 del decreto legge rilancio in via di conversione in legge in Parlamento, la ministra delle infrastrutture Paola De Micheli ha utilmente offerto al Parlamento e all'opinione pubblica una sorta di trailer di che cosa sarà la giungla degli appalti pubblici con gli onnipotenti commissari modello Genova che sta per nominare. Fase 3. Conte dice nostra credibilità dipenderà da come useremo fondi dell'Unione Europea. Piano per la rinascita sarà condiviso con le opposizioni e le parti sociali. Da Confindustria parole infelici, ma ascolteremo tutti. Nel giorno della riapertura tra regioni e a un mese esatto dal ritorno graduale alla normalità, il Presidente del Consiglio ha incontrato i giornalisti e parlato di quelle che sono le sue priorità da affrontare nei prossimi mesi. 23 arresti a Verona, smantellata la locale riconducibile alla cosca degli Arena Nicosia. Gli indagati sono ritenuti responsabili a vario titolo di associazione mafiosa, traffico di sostanze stupefacenti, riciclaggio, estorsione, trasferimento fraudolento di beni, emissioni di false fatturazioni per operazioni inesistenti, truffa, corruzione e turbata libertà degli incanti, talora aggravata anche da modalità mafiose. Reddito di emergenza. L'INPS chiarisce come funzioni e chi può richiederlo. Fino a 840 euro a famiglia, le domande si fanno entro il 30 giugno. La misura è già attiva e si può richiedere facendo domanda entro il 30 giugno sul sito dell'INPS. Se è stata fatta entro il 31 maggio, i mesi pagati saranno quelli di maggio e giugno. Se invece è fatta nel mese di giugno, saranno pagati i mesi di giugno e luglio. Notizie da Napoli e dalla Campania. Accoltellata dall'ex compagno, donna gravemente ferita a Pozzuoli, un nuovo terribile episodio di violenza sulle donne è avvenuto stamattina a Pozzuoli. Un uomo ha sferrato una coltellata alla sua ex compagna, ferendola gravemente. La donna è stata portata in ospedale, sottoposta ad un intervento chirurgico. Campo Rom sgomberato, ma i rifiuti bruciano ancora. I carabinieri a Giuliano un anno dopo, sopralluogo dei militari presso l'ex campo nomadi Schiattarella. La procura stabilirà eventuali responsabilità dei proprietari dei terreni, mentre i comuni di Giuliano e Quariano si occuperanno del ripristino dei luoghi. Tantissimi rifiuti di varia natura, alcuni dei quali oramai bruciati. Si tratta di quanto hanno trovato i carabinieri nel corso del sopralluogo da loro effettuato presso l'ex campo nomadi, che si chiama Schiattarella, questo campo nomadi a Giuliano, in via Francesco a Patria. Inchiesta ex Cirio, è stato annullato l'ordine di arresto per l'imprenditore Adolfo Greco, stessa decisione anche per il commissario straordinario pro tempore del comune di Castellammare di Stabia, Maurizio Biondi. Il GIP napoletano ha chiesto l'arresto anche per i due parlamentari di Forza Italia, Luigi Cesario e Antonio Pentangelo. È stato annullato l'ordine di arresto per l'imprenditore Adolfo Greco e per il commissario straordinario pro tempore del comune di Castellammare di Stabia, Maurizio Biondi. La decisione è stata presa dalla 12ª sezione del Tribunale del Riesame di Napoli. Notizie da Treviso, dal Veneto. San Zenone, l'addio a Fabrizio nella chiesa dove avrebbe dovuto sposare la sua laurea. Commozione per l'escursionista precipitato in un canalone. Il giorno dell'incidente i due fidanzati dovevano scegliere la casa. Treviso, sconti sui lavori di ristrutturazione per ripopolare il centro storico. Tassinario dice oneri ridotti per chi recupera immobili in disuso. Ed Checchi dice dati in controtendenza perché nel 2019 c'erano più residenti. Monastier, un intero paese in lacrime per l'ultimo saluto a Nicole, palloncini in cielo, applausi e profonda commozione ai funerali della dodicenne. Una leucemia fulminante l'ha uccisa in 5 giorni.
Treviso, nell'ex reparto Covid al Caponcello c'è il vuoto dopo i mesi della grande paura. Viaggio nei luoghi che sono stati teatro della battaglia contro il virus e che oggi ritornano alla normalità, però pronti alle nuove sfide. Eros, il cacciatore di stelle che ha guardato il Big Ben, lo studioso di Cotonou ha individuato i corpi celesti della popolazione terza. La ricerca è stata pubblicata dalla prestigiosa Royal Astronomical Society di Londra. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. Incidenti tra mezzi pesanti da 4, traffico rallentato. Un primo scontro è avvenuto tra Porto Gruaro e San Stino di Livenza, il secondo alle 16 tra San Giorgio di Nogaro e La Tisana. Il traffico ha ripreso in A4 e purtroppo riprendono anche gli incidenti. Due tamponamenti a catena sono avvenuti in autostrada appunto nel pomeriggio di ieri. Il primo è accaduto poco prima delle 14 fra Porto Gruaro e San Stino di Livenza, con due auto articolati e un autocarro coinvolti. Una persona ferita è rimasta incastrata nell'autocarro. Rapidissimo l'intervento dei mezzi di soccorso e del personale di Autovie Venete, che ha consentito di risolvere rapidamente la criticità, evitando il congestionamento del traffico oggi, che è molto intenso. Con l'auto abbatte un palo e finisce nel canale Rivigno Teor. Nessuna conseguenza per la persona al volante della macchina. Incidente stradale nel pomeriggio, appunto mercoledì 3 giugno, poco dopo le 14, lungo la viabilità che collega Rivignano ad Aris in via Ottavo Bersaglieri. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale del comune di Rivignano Teor, intervenuta sul posto per rilievi e viabilità, il conducente di una vettura ha perso il controllo del mezzo ed è andato a schiantarsi prima contro un palo telefonico, abbattendolo per poi finire all'interno di un canale. La storia del teatrone online, un intenso ed emozionante viaggio dietro le quinte dell'edificio che vide la luce 22 anni fa per scoprirne i segreti ancora poco noti al grande pubblico. Appuntamento da non perdere per il pubblico del Teatro Nuovo Giovanni da Udine e per tutti coloro che vogliono conoscere i segreti di un luogo simbolo della città di Udine e non solo. Giovedì 4 giugno alle 20.45 sul sito www.teatroudine.it andrà in onda per la prima volta in streaming il documentario Il Nuovo Dio, realizzato dalla casa di produzione Agherose, un intenso ed emozionante viaggio dietro le quinte dell'edificio che vide la luce 22 anni fa. Biodiversità e ambiente. Cresce l'attenzione degli italiani. Andrea Segre dice molto resta da fare in vista degli obiettivi di sviluppo dell'Agenda 2030 ed è questo il momento per uno scatto decisivo. Più informati, più attenti, preoccupati per il loro futuro in rapporto al degrado ambientale. Nei giorni del lockout e della libera circolazione anche fra regioni, gli italiani si scoprono cittadini del loro tempo. La 60ª edizione del Festival di Maiano si farà. L'annuncio è della Proloco, che a giorni renderà noto il programma ufficiale. Appuntamento dal 24 luglio al 16 agosto 2020. È con un post appunto sul profilo Facebook della manifestazione che la Proloco di Maiano annuncia che l'edizione 2020 del Festival appunto di Maiano, la 60ª edizione, si farà. Dopo settimane di grande incertezza alla luce degli ultimi sviluppi in termini di misure di contenimento del coronavirus, scrivono appunto gli organizzatori, la Pro Maiano annuncia oggi con grande gioia che la rassegna di musica, gastronomia e cultura, da oltre un secolo punto di riferimento delle estati del nord-est, avrà luogo dal 24 luglio al 16 agosto 2020. Bene cari amici, con questo è tutto, termina qui questa edizione della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.